Ciao a tutti, sono Filippo di Posti nel Mondo e oggi vi porto a Budapest! La città di Budapest è divisa in Buda, a ovest del Danubio, e in Pest. Cercate una sistemazione a Pest. In questo modo sarete più vicini alle maggiori attrazioni e a tutte le linee della metropolitana. Praticamente il nostro alloggio è qua e là dietro c'è la basilica, quindi siamo veramente in posizione centrale, posizione consigliatissima per alloggiare a Budapest. Primo giorno a Budapest, decidiamo di andare a Buda a vedere il Palazzo Reale e la collina del castello, in modo da avere una visuale della città dall'alto. Per salire al castello non potevamo che prendere la funicolare. Se non volete pagare i 4 euro della funicolare, comunque c'è anche la scalinata. Siamo usciti dal Palazzo Reale e ora ci dirigiamo verso le grotte del castello. Siamo sempre sulla collina del castello, la parte più alta di Buda. Le grotte del castello, dove durante le guerre la gente si rifugiava, oggi ospitano un labirinto. Tutto buio qua dentro. Uno dei posti più illuminati del labirinto, che è davvero buio e inquietante, però una bella esperienza da fare. Tuttora ci chiediamo se siano stati soldi buttati oppure se ne è valsa la pena. Abbandoniamo la collina del castello passando attraverso la porta di Vienna e riscendiamo verso Buda e verso il fiume. Sono neanche le 4 ed è già molto buio qui a Budapest, siamo a gennaio, quindi le giornate sono molto corte. Il consiglio quindi è quello di alzarvi presto per godere il più possibile della città con la luce del sole. Noi ora stiamo tornando verso Pest, prima quindi lasciamo alle nostre spalle Buda e stiamo andando un po' a scoprire il centro di Pest. Abbiamo visto Buda e ora andiamo a Pest. Tornati a Pest, ci ritroviamo in Vasi Utca, la via pedonale principale della città. Buongiorno, stamattina siamo davvero stanchi perché ieri abbiamo fatto notte nei pub in rovina. Oggi il tempo non è dei migliori e dedichiamo la giornata al quartiere del Parlamento. Prima di arrivare al Parlamento ci fermiamo sulle sponde del Danubio, dove c'è questa installazione artistica che vedete. Qui, durante la guerra, gli ebrei dovevano togliersi le scarpe e poi venivano fucilati e cacciati nel fiume.
Usciti dal Parlamento ci siamo imbattuti in un free tour e quindi abbiamo deciso di prenderne parte. Il giro con la guida, che era una ragazza ungherese di Budapest ma con una ottima parlantina italiana, ci ha permesso di comprendere meglio la storia della città e dell'Ungheria in generale. Dalla piazza davanti al Parlamento, passando per Piazza della Libertà, la Basilica di Santo Stefano e Piazza Elisabetta, abbiamo raggiunto poi la Grande Sinagoga, che però, essendo sabato, era chiusa. Solo dopo abbiamo scoperto che la cuffia non era necessaria. Siamo fuori, nudi, e pensavo peggio alla fine, non fa tantissimo freddo. Ora ci buttiamo in acqua. Che spettacolo! Ora invece fa un po' più freddo. Questa è la piscina interna e odora di zolfo, quindi avrà qualche potere curativo. La temperatura è molto molto più calda. E lì dietro c'è la vasca a 40 gradi e il trucco è fare il bagno lì e poi venire qua e qua ce ne sono 20 gradi. No, fa caldissimo. Questi sono stati i primi due giorni a Budapest. Per vedere il resto della nostra vacanza non vi resta che restare connessi con Posti nel Mondo. Ciao e al prossimo viaggio!